Alla scoperta della qualità italiana, oggi vi presenta Senensis, il primo gin del Chianti creato da Paolo Cesareo Moretti. Paolo, quando hai deciso di creare Senensis? Mi sono imbattuto nella DEFA, distilleria di Barberino Valdezza. È una distilleria già presente nel territorio da molti anni per la produzione di grappa e altri distillati, e aveva già prodotto un altro gin, quindi sono rimasti subito entusiasti della mia proposta. Il master distiller dell'epoca è rimasto colpito dalla bottigliera dei Parolai, dove erano presenti molti gin, e mi ha detto: forse non lo sai, in molti di quei gin che tu hai, gin prodotti in tutto il mondo, il ginepro all'interno è proprio proveniente dalla tua zona, dalla zona del Chianti. Ti voglio presentare Fabio Zisa, e lavora a Siena alla Caffè è brand ambassador di Senensis da sempre, Fabio? Praticamente sì, diciamo che quando è iniziato, diciamo, il progetto del Gin Senensis, l'amicizia che mi lega a Paolino mi ha fatto, diciamo, cruciare le tappe e anche in esclusiva riuscire a partecipare del gusto del prodotto che stava ancora per uscire. Diciamo di 6 anni fa circa? Sì, che in Toscana sì, era una fra le novità. Però, diciamo, si cavalcava già la moda del gin tonic, e quindi cercavamo, soprattutto noi a livello di quella che è la nostra figura di lavoro, la possibilità di trovare un prodotto che, diciamo, potesse dare un po' la caratteristica di quello che ogni giorno guardiamo al di fuori dalle mura della città. Diciamo che ha funzionato subito, è stato un feeling che con la città si è creato già da subito, e quindi è stato anche molto semplice riuscire anche a lavorare il prodotto di per sé, che è di alta qualità. Quindi, oltre a produrre un drink che si appoggia sul banco, anche di raccontare, diciamo, un progetto, una favola, un'ambizione, un'avventura, anche una storia di amicizia. Vi presento Carlo Maria Cardarelli. Ciao Carlo, sei Ciao. Il bar manager dei Parolai di Siena. Da quanti anni lavori con al Parolai, Carlo? Lavoro in questo splendido locale ormai 3 anni. Quando sei arrivato, Senensis c'era già. È stato facile, difficile venderlo, proporlo? Raccontami. È stata una sfida ben riuscita. Il mondo del gin è un mondo abbastanza consolidato, quasi tutte le ricette hanno una strategia ben riuscita, dal marketing al prodotto finale. Senensis è stata un'avventura per tutti, per chi l'ha costruito, per chi lo ha bevuto e per chi lo ha miscelato. È un prodotto del tutto sui generis, nel senso che è molto personalistico, appartiene un po' al Chianti, e il Chianti è nel Senensis. Questo dualismo permette di avere un prodotto che la clientela recepisce con un immediato riscontro e, come potrei dire, in maniera del tutto gagliata. Piace, è un grande prodotto. La prima articolo della Costituzione lo dice chiaro: ho diritto a lavorare e devo lavorare, quindi basta.